Al riparo! Tra poco esplode! Brighiamoci! Sembrato di sentire un tuono. Non è possibile con questa bella giornata, signore. Già. Proprio così, signore. Ho la vaga sensazione che mi succederà qualcosa di molto bello. Ah, sentite che arietta. Sei grande e grasso, ma rimani sempre un bambino. Un bambino? Oh, ti farò rimangiare quello che hai detto. Fatti sotto. Credi che abbia paura Basta, di te? Basta, smettetela di litigare. Non preoccuparti, nonno, tanto vince Suki. Continuate pure. Ora ti faccio vedere cosa so fare. Vieni qua, piccola testa. Tu dai, cerca di prendermi se ti riesci. Fermati, vieni qui. Che corsa! Hai vinto tu! Sì, però mi è venuta fame. Nonno, che ne dici di andare a mettere qualcosa sotto i denti? Sì, certo. Urrà! Finalmente si mangia! Accidenti, che male! Idiota! Scusatemi, andavo di fretta. Com'è bello! Non preoccupatevi, signorina, è stato un vero piacere scontrarmi con voi. Ma che diavolo dice? Vi chiedo di nuovo scusa per avervi fatto del male, signore. Ora, se volete scusarmi. Come mai ha tanta fretta? La prossima locanda è molto lontana da qui. Sapevo che mi sarebbe successo qualcosa di bello. Che buono! Mi chiedo come mai una ragazza come quella viaggia da sola. Era veramente stupenda! Cos'hai da sospirare tanto? Niente, stavo pensando che non abbiamo molto tempo per mangiare, signore. Cameriera, vorrei pagare il conto. Oh, grazie, signore. Scusa! Santo cielo, un altro tuono! Ehi, Oste, che cos'è questo rumore? È solo un tuono, signore. Oggi ne abbiamo già sentiti tanti. Questi sono tuoni. Con questa bella giornata. Oh, ma non dipende dal tempo, signore. Sono circa 6 mesi che fa così. Lassù c'è qualcosa di strano. L'ho detto anche alla ragazza che era qui e lei è fuggita terrorizzata. Eh? Hai detto che è fuggita terrorizzata? Già, proprio così. Non ce la faccio più. Per forza. Tu e Don Bè avete mangiato 10 porzioni a testa. È ora di rimetterci in viaggio, ragazzi. Don Bè ha in bocca qualcosa di strano. Sembra un pezzo di legno. C'è disegnata una rana e dei rami di salice piangente. Ehi, Don Bè, dammelo, lo terrò io per te. 1000 grazie. Vai, me lo ridai. Ah, che bello, non ho mai avuto un talismano così. Che caldo. Accidenti, ho perso il lasciapassare. Devo ritrovarla ad ogni costo. Per me quella ragazza ha preso un'altra strada. A quest'ora avremmo già dovuto raggiungerla, non credi, su? Beh, sarà meglio chiedere. Ehi, signore! Avete bisogno di qualcosa? Mia moglie e io siamo a vostra disposizione, signore. Hai visto una ragazza? Sì, andava verso la montagna. Le ho detto di starne alla larga, ma non mi ha ascoltato. Starne alla larga? E che c'è di così terribile? Non lo so, ma sarà meglio anche per voi se prendete un'altra strada. Da un po' di tempo su quella montagna succedono delle cose terribili. Che strano. La gente del villaggio dice che lì ci abita il signore del tuono. Da lassù vengono dei boati che fanno tremare la terra. Al villaggio sono terrorizzati, nessuno osa più avvicinarsi, soprattutto da quando la corrente del fiume trascina a valle dei pesci morti. E qualche volta abbiamo addirittura visto cadaveri di animali e di persone. Anche di persone? Sta tremando tutto! Di nuovo, è spaventoso, sarà meglio tornare a casa. Hai ragione, andiamo. Non rischiate la vita, tornate indietro. Quella montagna nasconde un segreto. Non tentate di scoprirlo, ve ne pentireste.
Ah, non credo a queste sciocche superstizioni. Datemi il permesso di continuare a cercare la ragazza. Bene, d'accordo, vai pure. Ah. Su, che questa povera gente è terrorizzata. Dobbiamo fare qualcosa per aiutarli a ritrovare la pace. Certo. Ormai dovrei averla quasi raggiunta. Quella ragazza è in pericolo. Signorina! Tornate indietro. Vi ringrazio, ma io non... Su, fai la brava, via da lì, è molto pericoloso. Non preoccuparti per me, so cavarmela da sola. Ho una missione da compiere, perciò proseguirò ad ogni costo. Senti, io posso aiutarti se mi spieghi tutto. Fermati, non andartene così. Attenta! Oh, ti sei ferito il braccio. Oh, non preoccuparti, non è nulla. Mi dispiace, è colpa mia. Sta tranquilla, è solo un graffio. Su, togliamoci da qui, presto. Non insistere, ti ho già detto che non posso. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per me, ma devo andare. D'accordo, vedo che sei molto decisa. Ma io ti seguirò per proteggerti. Che ho sgomberato la strada, possiamo proseguire. Va bene. Mettiamoci al riparo, presto! Accidenti, l'abbiamo scampata per un pelo. Animo, non ci resta che fare l'ultimo sforzo. Ascolta, io non so proprio come ringraziarti. Se non ci fossi stato tu, non ce l'avrei mai fatta da sola. Ah, ci sono abituato, non preoccuparti, eh? Ma quello è lo stesso disegno che ho visto poco fa. Strano. Coraggio, non ci manca molto. I miei amici sono in quel bosco. Va bene. Dammi la mano, ti aiuto io. Grazie, sei gentile. Non sono mai stato così felice. Avanti, un altro piccolo sforzo e siamo arrivati. Sì. A proposito, ci sono due cose in te che non mi sembrano chiare. Come fai a conoscere la polvere da sparo e perché hai rischiato la vita per venire qui? Beh, io... Ah, va bene, non preoccuparti. Se non ti va di dirmelo, per me è lo stesso. si sta facendo tardi, andiamo. Va bene. È una cascata. Secondo te, che cosa ci fanno quegli uomini quassù? Non lo so, andiamo a vedere. Fermatevi! Ehi, un momento, calmatevi. Siamo solo due viaggiatori che hanno perso la strada. Non dire idiozie. È un bel po' che vi teniamo sott'occhio. Avete superato tutti i nostri sbarramenti animati. Uccideteli! Ti conviene fermarti. Cosa? Sei sordo? Non vorrai che faccia del male alla tua amica, non è vero? Bastardo. Che
cosa li ha uccisi? Questi pesci e i boati che abbiamo sentito. Polvere da sparo. Come mai quella ragazza si è avventurata in un luogo così pericoloso? Nonno, io mi sono stufato di aspettare quel bestione. D'accordo, gli andremo incontro. Intanto avviati. Il mio lascia passare. Maledizione, devo riprendermelo. Ladro! Cosa? Ma che ti ho fatto? Dammi subito quel lascia passare che hai attaccato al collo. Stammi a sentire, spaccone. Prima devi dimostrarmi che è tuo, capito? Dammelo o t'ammazzo, ladruncolo. Fermati, bastardo! Sutemaru, dove sei? Ehi, aspetta! Togliti di mezzo, non sono affari tuoi. Che fai, ti metti con un bambino? Mi hai fatto perdere la pazienza. Spostati o ti uccido! Fermati, bastardo! Fermati! Ladruncolo! Dove vai? Fermati! Ladro! Dammi subito il mio talismano! Me l'ha regalato Don Ben! Ehi, Don Ben, seguimi! Lo raggiungo subito! È tardi e Sutemaru e Kaku non sono ancora tornati. Non essere così impaziente, Suke. Prima o poi li vedremo arrivare. Quel pezzo di legno doveva essere molto importante. Voleva riprenderselo a tutti i costi. Secondo me quel samurai e il disegno nascondono qualcosa. So dove sta quel ladro. Ah, sei tu. Finalmente ti si rivede. Portaci subito da lui. Ho la vaga sensazione che quei tre non siano dei normali viaggiatori, ma spie mandate dal governatore per indagare. Sembra in attesa di qualcuno, signore. Sono sempre più convinto che ha a che fare con questa storia dei tuoni. Signore! Ehi, signore! Scusate, per caso conoscete Sanosuke Tokura? Era il governatore di Nagasaki. Mai sentito. Vi prego, signore, se lo conoscete, vi scongiuro di dirmelo. Io devo ritrovarlo. Quell'uomo è mio padre. Ti ho già detto di non averlo mai sentito. Io mi occupo di polvere da sparo. Oh, capisco. Ma perché? Voi fabbricate quella terribile polvere che uccide barbaramente esseri umani e animali. Smettila di fare domande, non sono affari tuoi. Senti, Okoto. Appena ti ho visto ho intuito che non eri una ragazza qualsiasi, ma non immaginavo che fossi addirittura la figlia di un uomo così influente. Perché non mi racconti la tua storia? Vedi, circa un anno fa mio padre fu ingiustamente accusato dall'imperatore. Così dovemmo abbandonare la nostra bella casa e mia madre morì poco dopo per il dolore e la vergogna del nostro nome infangato. Mi dispiace. È stato terribile. Mio padre partì alla ricerca delle prove della sua innocenza. L'ultima notizia che ho di lui è una lettera in cui dice che si dirigeva verso Osaka. Scusami se sono indiscreto, ma vorrei sapere di quale delitto è stato accusato tuo padre. Dicono che fosse un trafficante d'armi e che volesse spodestare l'imperatore. Però io non ci crederò mai. Vedi, lui odia con tutto se stesso le armi. È un uomo molto buono, ama il suo prossimo. Non può aver fatto una cosa del genere. Ah, adesso capisco perché eri così riservata nel parlare. Avevi paura per tuo padre. Sì. Sarà meglio seguirlo, signore. Aspetta, non ce n'è bisogno. Guarda quelle buche. Sono servite per far esplodere la polvere. Seguile e troverai il covo di quei delinquenti. Quel disegno è uguale a quello che aveva Sutemaru. Certamente, ora capisco. Quei disegni servono per segnalare dove hanno messo la polvere da sparo. Accidenti. C'è qualcuno dietro di me. Quel pezzo di legno serviva per aprire l'entrata segreta. Ci abbiano scoperto, Suke.
Riuno Sin. Va bene, hai il nostro segno di riconoscimento. Signor Riuno Sin, sei in notevole ritardo. Mi dispiace, signor Croda. Sono stato inseguito da agenti del governo, ma sono riuscito a seminarli. Davvero? Siete tutti riuniti qui, eh? Fermati! Uccideteli! Taglio a croce! Dobbiamo mettere la polvere al sicuro. Gli agenti del governo potrebbero confiscarcela. Va bene. Che cosa significa questa intrusione? Lasciatela qui, idioti, non è ancora pronta. Così come non vi servirà a niente. Chiudi quella bocca, maledetto vecchiaccio. Non hai capito, Genzai, che ormai non ci servi più? Ma, signore... Maledetti! Non essere impaziente, morirai anche tu. Kenzo, fuoco alla polvere. Subito, signore. Svelti, portate il carico al sicuro. Maledetto samurai, non ti darò questa soddisfazione. Che c'è? Presto, scappiamo! Stanno portando la polvere al sicuro. Questo è il momento giusto per stroncare il traffico d'armi. D'accordo, signore. Maledizione, non riesco ad arrivarci. Finalmente vi ho trovato. Sotemaru. Guarda, guarda, il grande uomo è finito in trappola come un volgare pollo. Ti sembra questo il momento di dire idiozie? Spengi subito quell'affare. Non vedo perché ti sei cacciato nei guai per la tua stupidità, caro. Ma non ti rendi conto che salteremo in aria? Visto che bravo! Fermatevi, maledetti bastardi! Ti affido Koto, abbine cura. Va bene. Ehi, Kaku! Sì, signore. Kimi wa nani o miru no ka. Prendi il nastro della forza. Grazie, è proprio quello che mi serve. Mi sbarazzerò di questi bastardi in un minuto. Avrete la fine che meritate, assassini. Io non posso permettere che la vostra avidità uccida quegli uomini innocenti. Sono te de ashita o tsukameru hazu sa. Non ce la farai mai contro di me, vermiciattolo. Ti staccherò la testa con un solo colpo di spada. Ti ricaccerò in gola le tue parole, bastardo! Taglio a sole! Maledetto! Getta la spada! Fai farcela! A quanto pare vi trovate in una situazione un po' scomoda. Dobbiamo fare qualcosa. Finché ci sarà quella polvere, gli uomini continueranno ad uccidere. Bisogna distruggerla. Venite a darmi una mano. Subito. Tieni! Adesso mettiamoli fuori uso. Arrendetevi! Riconoscete questo simbolo? È il simbolo dello shogun Mitsu Kunimito. Inchinatevi al suo cospetto e chiedete perdono delle vostre malvagità e che lui vi salvi la vita. Che cosa aspettate? Vi ho detto di inchinarvi! Perdonatemi, signore, perdonatemi. Evviva! Non potrò mai perdonarmi per ciò che ho fatto. Sono stato uno stupido.
Devo scusarmi anche con lei, signorino Okoto. Spero che troverà presto suo padre. La ringrazio davvero, signore. Sai cosa stavo pensando, Okoto? Che viaggiare in compagnia di una bella ragazza mi allungherà di certo la vita.